passata, ondeggiando fianchi e braccia. Sapori, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi ci troviamo a Palmi per il raduno nazionale dei giganti in questa città. Ecco, li vedete, sono altissimi e noi fra poco andiamo a vedere i giganti in giro per le vie di Palmi, quindi restate con noi, una puntata imperdibile oggi. Vi ricordo ora che noi abbiamo il nostro sito internet che è www.grazianotomarchio.it e la nostra pagina Facebook, e vi invito ad andare nella pagina e nel sito internet, dove potete scoprire le ricette che noi abbiamo fatto vedere fino ad oggi, questi giganti poi nelle foto, insomma, tanto tanto altro, c'è tanto da vedere, quindi vi invito ad andare. Comunque restate con noi per questa bellissima puntata, Signora, buon pomeriggio, cosa sta facendo? Devo levare sta targhetta che c'è da Grifone e passarla a Mata. Questo è Grifone, quindi? Questo è Grifone, sì. E quella è Mata? Mata, sì. Questi nomi da dove derivano? Perché questi nomi? Sono nomi antichi, molto antichi. 1885. Ma i vestiti chi le fa? Questi li ha fatti una sarta qui da noi a Palmi, e con con vero piacere l'ha fatte, tutto gratis hanno fatto comunque. Ah bene, quindi portano avanti questa tradizione, sì, aiutano a portare avanti questa tradizione. Ecco, la signora sta sistemando, lei che compito ha nel comitato qui a Parmi, soprattutto con i giganti? Organizziamo tutta la festa. Come mai questo raduno? Per i bambini, anche per me che sono adulta, che mi piacciono tanto quando ero bambina. Anche a me, anche solo che quando ero bambino avevo un po' paura dei giganti. Ci sono ancora quei bambini che hanno paura un pochettino dei giganti? No, nessuno. Nessuno. Ti premetto che arrivano nei passeggini, piccolini da pochi mesi, sentendo i tamburi. Ballano. Sì, cominciano a ballare. Sì. Quindi, una bella tradizione, va bene. Noi continuiamo. Ok. Mustima nustaga, già è quanto vai. Siamo con il signor Fonte che oggi ci spiega un pochettino questo raduno dei giganti qui a Palmi, come nasce e questa che si svolgerà oggi. Allora, il raduno nasce da, diciamo, da una giornata lo scorso anno, ci è venuto in mente di fare una giornata particolare, cioè radunare quanto più giganti era possibile nella zona e sfilare per le vie della città per dare, diciamo, un tocco, un segno diverso rispetto alla tradizionale festa del santo, perché i giganti escono per tradizione, per statuto della congrega, soltanto in occasione di feste particolari. Volevamo quale feste? Tipo per esempio la festa di San Rocco, la Varia, la festa dell'Immacolata, la festa, insomma, della Madonna del Soccorso, insomma. Ci sono feste legate alla città di Palmi. Sì, esatto, legate alla città di Palmi. Avevamo bisogno invece di regalare una giornata ai turisti, a tutti coloro i quali volevano un po' divertirsi, sia i grandi che i bambini, insomma, dietro questo evento, ed è venuta fuori questa giornata, diciamo, questo raduno dei giganti. Naturalmente per fare un raduno ci vogliono dei grossi sacrifici, perché bisogna avere contatti anche con gli altri paesi, e poi considerato che è una tradizione soprattutto della Calabria, non è facile, e soprattutto, diciamo, nel Regino, non è facile andare a reperire coppie di giganti. Ci si
siamo riusciti, credo alla meglio, insomma. Quante coppie sono? Quest'anno abbiamo 16 coppie. 16 coppie, 16. Bene, quindi un bel sì, è un bel numero, è un bel numero. E contiamo comunque di allargare questo evento anche a gruppi di giganti spagnoli, loro sono diciamo un po' leader in questo settore, per cui abbiamo questa intenzione, insomma, di allargare questo evento. Da dove arrivano tutti questi giganti? Queste 16 allora coppie? Arrivano dal Vibonese, da Seminara, Palmi, più o meno sono queste le zone, San Gregorio, San Costantino, sono queste le zone dove siamo riusciti, diciamo, a avere questi contatti. Perfetto, parliamo un pochettino di questi giganti, sono fatti di cartapesta? Sì, i giganti sono fatti di cartapesta, ma non solo di cartapesta, i giganti sono fatti anche con una struttura in legno e molto pesanti, perché hanno, diciamo, un peso di 70 kg, è una grossa difficoltà farli ballare, tant'è vero che hanno bisogno i portatori di due riserve, perché ci deve essere questo cambio. L'anno scorso abbiamo realizzato, diciamo, un nuovo look dei giganti, se così possiamo dire, rivestendolo con nuovi abiti, tutti fatti a mano. Poi si vedono i particolari. Si vedono i particolari, esatto, e anche negli arredi, voglio dire, la bigiotteria e tutto ciò che è anche il trucco fatto con arte e con quello che può rappresentare un gigante. Però c'è un elemento di questo trio che non viene mai quasi considerato, sì, che è il ciuccio, il cavalluccio. Il cavalluccio è, diciamo, il compagno, come definire, indispensabile per questa coppia, e la sua caratteristica è quella appunto di portare allegria, movimenti, diciamo, al accompagnare il ballo dei giganti. E la trumidicia lontana anziana, e ti dinga 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 di dinga 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 di dinga 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 di dinga 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 di dinga dinga dinga. All'anciana dalla bici sicura, alla cintura si rompeva la rama, non c'angio la libera e non le poma, c'angio che si rompeva la meglio rama, e ti dinga 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 di dinga 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 di dinga 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 di dinga dinga dinga. Siamo con un'altra coppia di giganti, come si chiamano questi due giganti? Vabbè, hanno il classico nome Mata e Grifone. Da dove venite voi? Da Drosi. Da Drosi, quindi anche a Drosi c'è questa bella tradizione. Sì, non è da tanto che abbiamo iniziato. Da quanto? Da novembre. Come avete imparato a suonare, a portarli? Cioè, qualcuno vi ha insegnato oppure... No, è tutto di nostra inventiva, ecco. E come è nata l'idea? Da un passatempo è iniziato. Parlando con degli amici abbiamo fatto questa domanda, abbiamo detto li facciamo i giganti. Sono nati i giganti di Drosi. Il raduno è anche un'occasione per farsi conoscere non solo nel comprensorio di Drosi, ma anche fuori. Sì, infatti questo è il primo raduno che facciamo. Quindi speriamo che ci sono altre occasioni per poter partecipare. Buona fortuna per tutto allora. Grazie. Cina sti tanto gelus da sira, e sti la stessa di mill'anni fa. Luccica, luccica, lunanto mari, luccico c'è lui tutti gli spari.
Amici di Piacere e Sapori, altre due coppie di giganti stanno arrivando, anzi una coppia, sono due, Mata e Grifone arrivano qui in piazza Primo Maggio, la piazza centrale, principale del comune di Palmi, dove fra poco, a mano arriveranno altri giganti, fino ad arrivare a 16 coppie. Ma se mi vuoi, fuiti la cumia, ma se mi vuoi, fuiti la cumia. Abballamo, scalzi in tasta di alza, e sonamo, sti cento tamburi, e cantamo a Santo Rocco chi passa, e pregamo lo Signore, mondi pace la grazia, mondi libera sta terra, mondi l'apri li razzi, mu sana lo mare, mu caccia veleno. Mondi manda la pace, mondi d'una lavur, mondi linchi lo cori, chino d'amur, mondi batti lo cori, chino d'amuri. Chiedo scusa, ma è un fermo immagine per Tony, il giornalista Tony, onnipresente? È un tuo fermo immagine questo? Sì, sì, sì. Guardate, guardate, Tony usa... mettetevi qui, fate finta di guardare... No, scherzo. No, ma sono turista, eh? Lo so, lo so. Di Marsiglia, francesi, français. Parlo italiano? Comme si comme ça. Comme si comme ça. Je m'appelle Michel. En français. Lei fa l'interprete? Non parlo italiano bene. È la prima volta che vedete i giganti? No, no, l'ho visto l'année dernière. Gli altri anni, sempre qui a Palmi? Sì. Che ne pensa lei che viene dalla Francia? Sono bello, gli piace molto. In Francia ci sono? No, si chiama Gargantua. Ah, sono simili a questi, uguali? Sì, ma per il carnaval. Ah, per il carnevale? Sì. Invece qui per le feste? O carnaval, solamente o carnaval. In Francia per il carnevale, noi qui sì. Per le feste patronali. No, qui per il carnaval. Una buona permanenza in Calabria. Grazie. Abballamo, scalzi in tasta piazza, e sonamo, sti cento tamburi. Abballamo, abballamo, scalzi in tasta piazza, e tutta luce lu facimo l'amore. Abballamo, abballamo, scalzi. Non è possibile mai, Tony, dove andiamo, andiamo, ti incontriamo sempre, ti intervistiamo anche, sei un volto noto di Piacere e Sapori, un amico nostro, ecco. Vi ringrazio, ma queste manifestazioni bellissime che richiamano tanta gente, folcloristiche, storiche, antropologiche, i giganti hanno una storia davvero interessantissima alle loro spalle, no? Fin dalle incursioni piratesche dei saraceni del 1500, insomma, è una bellissima leggenda e oggi è il divertimento. Castello, un pochettino la sappiamo anche noi di storia, sì, poi sì, ce la racconterà qualcuno di Palmi molto... Esatto, sì, però oggi è più che altro folcloristico. È folclore, che però è bello, c'è un po' delle nostre radici anche nel saraceno e nella sua bella amata Calabrisi, praticamente, è la storia, no? Si innamora del saraceno e via. Oggi invece è folcloristico ed è un divertimento per tutti quanti, anch'io che li vedevo da bambino, ancora oggi mi piace vederli e filmarli e pubblicarli. Ma senti, ma dopo che registriamo andiamo a fare una schiticchiata magari insieme con gli amici di Piacere e Sapori. Che cos'è una schiticchiata? Termine! Una schiticchiata mi manca. Spieghiamo che cos'è una schiticchiata, visto allora, che ti sei andata da giornata. La schiticchiata è un bellissimo termine calabrese, puro calabrese, che significa, che vuol dire la goduria di fare una mangiata enorme, una gran buff con gli amici. Ecco, noi mangiamo sempre con Piacere e Sapori. Piacere e Sapori? Cade all'uopo. All'uopo, ecco. A fagiolo, direi. A fagiolo, come si dice. E quindi una schiticchiata con Piacere e Sapori non si può mancare. Non può mancare mai. E noi continuiamo a schiticchiare qui in giro a Palmi. Abbiamo scelto l'Agenzia Assicurazioni Cattolica Avvara Podio, consulente previdenziale Antonello Rizzo, che ci consiglia la linea favorevole sulla polizza vita e capitalizzazione. Agenzia Assicurazioni Cattolica, ora anche Western Union, leader nel servizio rapido di invio sicuro di denaro in tutto il mondo. Agenzia Assicurazioni Cattolica di Rocco Rizzo, da sempre serietà e professionalità. Siamo a Avvara Podio, in via Virdia numero 12, telefono 0966 81 740. Fax 81 170.
Quando il mio sguardo si perde all'orizzonte, vedo tutto ciò che desidero. Vedo un mare di un colore così intenso da sembrare un dipinto. Vedo le isole Eolie, Vulcano, Stromboli, anche la Sicilia. Questo mi offre Capo Sperone Resort. Una struttura ricettiva, circondata da rigogliosa macchia mediterranea, con camere dotate di tutti i comfort. Il ristorante con menù alla carta a base di pesce è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Le sale ampie e la piscina panoramica ne fanno il luogo ideale per qualsiasi evento. Convegni, feste, comunioni, matrimoni. E in più è anche centro diving per corsi subacquei di tutti i livelli. Capo Sperone Resort. Goditi il paradiso. Siamo a Palmi, in contrada Malopasso 106. Per info 0966 47 97 53 o www.caposperone.com. Per il giorno più bello della tua vita, atelier ligato alta moda, passione, estro ed eleganza affinché il tuo sogno diventi realtà. Viale Rocco La Russa numero 8, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, 0965 75 1844. Nucera Christian, consulente assicurativo e finanziario per l'assicurativo, polizza infortuni, attività, casa, fideiussioni, vita, RC Auto. Per il finanziario, mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, consolidamento debiti, leasing, carte di credito. Per info 349 21 21 720, email christian.nucera@gmail.com. Stocco e Stocco, un prodotto ittico pregiato e la cultura enogastronomica di un territorio. Stocco e Stocco fa riscoprire una pietanza dal sapore delicato, una sana consuetudine sulle vostre tavole, un prodotto che conserva la lavorazione rigorosamente artigianale. Stocco e Stocco presenta una novità, i prodotti a lunga conservazione, confezionati con l'utilizzo di nuove tecnologie e senza l'aggiunta di conservanti, un sistema innovativo che non altera le proprietà nutrizionali, preservando qualità, profumo e colore, consistenza e sapore. Conserva in frigo lo stocca fisso il baccalà di Stocco e Stocco per avere sempre in casa un prodotto prelibato, leggero e nutriente. Stocco e Stocco Cittanova, www.stoccoestocco.com. Che guarda i giganti. No, non è qui per i giganti. No. Mentre la signora è munita di tamburo per il bambino. Tutto completo, cappello, maglietta e tamburo. Può mancare mai qui? Assolutamente no, non si dorme il pomeriggio per i giganti. Lì di dov'è signora? No, di origini di Palmi ma abitiamo a Napoli. Abitate a Napoli, però venite qui per le vacanze. Per esempio, sì, abbiamo tutti. Piacere vedere i giganti. È un piacere venire in questo paese. Notti facili diventari, guardando è un istinto stanotata, lì giù lucenti lì vorrei contare, tu sei come una rosa profumata. Guardo e giù bella mi pari. Chiedo scusa, lei che è di Palmi, ma come mai i vigili urbani non sono presenti in piazza oggi? Chiedo pure io, perché... Anche lei stava chiedendo. Quindi che ci non stiamo anche nei collegatori. Ah, lei è un vigile urbano? Sì, telefoni al 321-380 che arrivano subito. Ma ora le posso fare una domanda? Le posso fare una domanda, scusi, Qui ci hanno detto a noi, amici di Piacere e Sapore, ma i vigili a Palmi sono un po' cattivi, è vero? No.
fanno solo il loro dovere, tengono di mantenere la città in ordine nel più modo possibile. Allora chiamiamo e facciamo togliere le macchine per far ballare i giganti. Sì, come no. Adesso... Comunque, una buona continuazione e divertimento. Pure a voi. Grazie. Ma guardavo che riga me fusi su talarburo di luci, su talarburo di luci, la bella mia riga me fusi, su talarburo di luci, la bella mia riga me fusi. Signora, allora, siamo pronti per vedere questi giganti ballare? Siamo pronti, sì. Di dov'è lei? Di Taurianova, però vivo a Roma. Ah, vive. I giganti mi affascinano. Da perché? Piccola. Da piccola. Da piccola, io abbandonavo i figli e correvo dietro ai giganti. Addirittura? E come mai? E poi un anno i giganti sono venuti a Taurianova, io sono di Taurianova, e hanno ballato per me sulla piazza dove ho la casa. Ah, bene, quindi un grande onore, lei è un'amica. E mi sento una privilegiata, io sono un'amica dei giganti. Ma come mai si sente affascinata? Perché? Ma danno un'emozione, ci ricordano l'infanzia. Ballava tarantella d'intall'aria. Sono di zampogna e tamburino. In mio tempo di la malaura, non c'è più solo di lo zampognaro. In mio tempo di li miei pensieri, farsi capo lo pugno di mitrona. Farsi capo lo pugno di litrona. Tu suoni? Come ti chiami? Giuseppe. Ti piacciono i giganti? Sì. E poi da grande vuoi suonare dietro i giganti? Perché ti piacciono i giganti? Perché suono. Quanti anni hai, Giuseppe? 8 anni. Ma papà è qua con i giganti, suona pure lui, no? Ti ha comprato pure il tamburello, però... No, questo qui è della batteria. Ah, tu suoni la batteria? E come nasce questa passione? Perché ti piace suonare la batteria e il tamburo? Perché mia mamma mi ha scritto a scuola di batteria. E ti piace? Bravo, suona, suona, dai. Tempo di le me pensieri, farsi capo lo pugno di litrona, farsi capo lo pugno di litrona. Allora montiamo i giganti? Sì. Quindi questa qui è la struttura, lo scheletro. Questa è la struttura, lo scheletro. Questa qui è matta perché noto una protuberanza. Quindi questo qui è lo scheletro, poi sì, come viene fatto? Poi viene la testa, viene i vestiti. Da dove venite voi? Da Vippo. Allora poi li vedremo montati. Andiamo, vediamo qui. Qui sono altri due giganti, salve. Questo qua come si chiama? Sempre grifone? Sì. Ah, beh, come mai queste piume? Queste si usano da sempre. Da dove venite voi? Da provincia di Vippo. Pure voi provincia di Vippo, paese precisamente? Arzona. Ah, beh, quindi questa qui è sempre la struttura delle, sì, mani, poi si monta, facile da montare. Sì, fa 5 minuti e le montiamo. 5 minuti e le montate, vedete? Voliamoci di sciocchi di drizza. Ballava tarantella dentro all'aria. Ma solo di zampogna e tamburino. In mio tempo di la malaura, non c'è più solo di lo zampognaro. Abbiamo le teste, abbiamo le teste.
Ma queste qua sono di resina, non sono di... La resina. Queste resina. Ci sono due tipi, resina e cartapesta, questi qui sono di resina. E queste sono di più della cartapesta. Sì, sì, sì. Questo gruppo viene da San Gregorio di Ippona, provincia di Vibo Valentia. Quindi siete venuti tutti da Vibo voi? Sì, sono tutti dalla provincia di Vibo, i giganti. Siamo nove coppie. Ah, bene. Noi veniamo da San Gregorio di Ippona. Un bel numero. Un bel numero. Ne organizzate pure delle vostre parti? Sì, 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 sì. Tantissimo. Siete qui a Palmi. A Palmi, sì. Eventi importanti questi, anche certo, per farsi conoscere. Certo, come no. Quanti anni hai tu? 23. Da quant'è che sei qui con i giganti? Da quando ho 11 anni. Come mai? Perché oltre ad essere un lavoro è pure una passione, ti deve entrare dentro la cosa dei giganti, altrimenti... Cosa rappresentano per te i giganti? Guarda, i giganti ci sono tante storie, la nostra è la storia di Mate Grifone, cioè il re turco che sbarcò dalla Turchia, arrivò in Calabria e si innamorò della fanciulla calabrese. Per te cosa rappresentano per te i giganti? Per me rappresentano festa, gioia, qualcosa veramente festoso, di gioioso. Perfetto, perfetto. Buon lavoro allora, buona continuazione. Grazie. Che barba che abbiamo qua in questo gigante. Bene, sì, è un turco. È un turco. Un turco, un turco. Guardate che occhi verdi da turco. Che stai facendo? Sto legando le spalliere. Leghi la testa? Sì, sì. Tu che fai? Che compito hai? Ballo. Balli? A chi porti tu? La donna o l'uomo? La donna. E come mai è giusto la donna? Dico io. Così. Ma a me avevano detto che la donna la portava la donna e l'uomo lo porta l'uomo. No, no, no. Non è la vero. Donna... C'è un altro compito. Che compito? La cassa, sono la cassa. Ah, la donna tiene la cassa, vedete. Da dove venite voi? Vibo Valentia, Messiano. Messiano, Messiano. Anche qui una bella tradizione a Messiano. Sì, sì, sì. Come un ballavi bella cucchia cucchia, come un ballavi bella cucchia cucchia, cara donna sei lontana, cara donna sei lontana. Qui abbiamo un'altra coppia di giganti. Di Vibo Marina. Vibo Marina, sì, sì. Precisamente. Le stiamo vestendo. Sì, stiamo preparando tutto. Questi vestiti chi li ha fatti? Questo l'avevo fatto mia madre. L'aveva fatto qui? Sì, sì, sì. Quanti anni hanno questi giganti? I giganti, guarda, la femmina ha una sessantina di anni, però è stata rifatta poi. È stato riprodotto perché si era rotto. Al maschio una decina d'anni così. Una decina d'anni. Da quanti anni è che fate questo? Da 23 anni. Da 23 anni. Sì, 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 sì. Quindi a Vibo c'è anche questa bella tradizione. Sì, diciamo. Meno male in tutta la Calabria. Sì, 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 sì. Vibonese reggino è abbastanza... Abbiamo scelto l'Agenzia Assicurazioni Cattolica Avvara Podio, consulente previdenziale Antonello Rizzo, che ci consiglia la linea favorevole sulla polizza vita e capitalizzazione. Agenzia Assicurazioni Cattolica, ora anche Western Union, leader nel servizio rapido di invio sicuro di denaro in tutto il mondo. Agenzia Assicurazioni Cattolica di Rocco Rizzo, da sempre serietà e professionalità. Siamo a Avvara Podio, in via Virdia numero 12, telefono 0966 81 746. Fax 81 170. Quando il mio sguardo si perde all'orizzonte, vedo tutto ciò che desidero.
Vedo un mare di un colore così intenso da sembrare un dipinto. Vedo le isole Eolie, Vulcano, Stromboli, anche la Sicilia. Questo mi offre Capo Sperone Resort. Una struttura ricettiva, circondata da rigogliosa macchia mediterranea, con camere dotate di tutti i comfort. Il ristorante con menù alla carta a base di pesce è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Le sale ampie e la piscina panoramica ne fanno il luogo ideale per qualsiasi evento. Convegni, feste, comunioni, matrimoni. E in più è anche centro diving per corsi subacquei di tutti i livelli. Capo Sperone Resort. Goditi il paradiso. Siamo a Palmi, in contrada Malopasso 106. Per info 0966 47 97 53 o www.caposperone.com. Per il giorno più bello della tua vita, Atelier Ligato Alta Moda. Passione, estro ed eleganza affinché il tuo sogno diventi realtà. All that I have is on the floor. Viale Rocco La Russa numero 8, Villa San Giovanni, Reggio Calabria. 0965 75 1844. Nucera Cristian, consulente assicurativo e finanziario per l'assicurativo, polizza infortuni, attività, casa, fideiussioni, vita, RC Auto. Per il finanziario, mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, consolidamento debiti, leasing, carte di credito. Per info 349 21 21 720, email cristian.nucera@gmail.com. Stocco e Stocco, un prodotto ittico pregiato e la cultura enogastronomica di un territorio. Stocco e Stocco fa riscoprire una pietanza dal sapore delicato, una sana consuetudine sulle vostre tavole, un prodotto che conserva la lavorazione rigorosamente artigianale. Stocco e Stocco presenta una novità, i prodotti a lunga conservazione, confezionati con l'utilizzo di nuove tecnologie e senza l'aggiunta di conservanti, un sistema innovativo che non altera le proprietà nutrizionali, preservando qualità, profumo e colore, consistenza e sapore. Conserva in frigo lo stock a fisso il baccalà di Stocco e Stocco per avere sempre in casa un prodotto prelibato, leggero e nutriente. Stocco e Stocco Cittanova, www.stoccoestocco.com. Tutto bene? Sì, tutto bene. È difficoltoso uscire? Pochettino sì. Pesano? No. Pesano poco, ma hanno una testa enorme questa. Sì, sono l'ultimo che sono nuovi. Di dove venite voi? Da Palmi. Soccorso? No, Proloco. Ah, la Proloco, quindi questi qua sono i giganti di Palmi della Proloco. Sì. Si sente poco visto che stanno suonando. Quanti anni hai? 25. Da quant'è che porti i giganti? Da sei giorni, da poco. Novello. Vabbè, una grande occasione questa, certo, di oggi, certo, per certo. Parlare insieme agli altri giganti. Certo. Una tradizione che nei giovani è molto radicata. Sì. Buona ballata, come si dice in queste case? La danza, dai. Buona danza? Buona danza.
tutta una pulitana, una pulitana, una pulitana, una camera tutta una pulitana. Vinici balla voi, vinici balla, vinici balla voi, vinici balla, naga balla na palomba, naga balla na palomba, naga balla na palomba, nugardillo, e nugardillo, e nugardillo, naga balla na palomba, nugardillo. Come un balla di bella cucchia cucchia, come un balla di bella cucchia cucchia, cara donna sei lontana, cara donna sei lontana, cara donna sei lontana, e l'uomo cucchia. Calomo cucchia, calomo cucchia, cara donna sei lontana, l'uomo cucchia. Ballati con figaccia ne rivedi, ballati con figaccia ne rivedi, cade sotto le genucchie, cade sotto le genucchie, cade sotto le genucchie, pare pare, ma pare pare, ma pare pare, cade sotto le genucchie, pare pare. Giro giro della cunnella, della cunnella, della cunnella, caso quello del giro della cunnella. Questo è il ballo del relax che ci rende tutti allegri, ci muoviamo all'impazzata ondeggiando fianchi e braccia.